Ecco qui fratello Parelli per commentare purtroppo questa sconfitta in Coppa di Lega degli Atomic. Eh sì. Per la prima volta vediamo, la seconda volta. La seconda volta che vediamo perdere quest'anno. Vabbè, il sorteggio sapevamo che non era abbordabile, è difficile. Con gli Spartans, l'assenza di Gabriele in porta. No, comunque Pedro ha parato. Ha parato bene discretamente. Di sicuro c'è il rammarico di non aver messo la palla dentro, perché voi avete attaccato tantissimo, tante, però quel Chiarelli lì non mi pronuncio, perché sennò vado contro qualcuno. Io penso, nel mio modesto parere, che sì, loro erano messi in campo probabilmente anche meno di noi, ma chi ha costruito il cui siamo stati noi proprio. Abbiamo creato, ma anche gli Spartans hanno dato merito a voi per la vostra partita, sì. Però sì, indubbiamente loro Chiarelli sono una squadra molto quadrata, ben organizzata, la differenza è fa il portiere da loro. Noi un giocatore di noi siamo campo, stati anche la differenza fa il portiere. Beh, vi riferite in campionato, Spero di farci. Ora hai capito come, perché almeno un gol l'avete fatto, avete capito, sì, un po'. No, era difficile da capire, perché il gol che abbiamo fatto è stato fatto su 10 rimpalli, di cui 9 hanno vinti loro e uno noi, quindi il gol comunque era finito. Sono stati fortunati, però hanno giocato anche bene. Sicuramente che da fuori, è difficile, entrare in tutta la però noi ci attrezziamo anche per i miracoli e vediamo di risolvere anche questo problema. Peccato, perché ci tenevate a questa competizione. Ma più che altro per confrontarci anche con squadre di livello superiore al nostro, perché avremmo avuto gli Space Jam invece in questa occasione. Comunque si può dire che questa Coppa di Lega tra Stox e Atomic, gli Stox. Vabbè, siamo partita diametralmente opposta. Va bene, ci rifacciamo in campionato. Quindi. Noi comunque ci conviene meglio così, noi ci concentriamo in campionato, però se ci concentriamo sulla Coppa ci concentriamo pure. Noi dal nostro canto non abbiamo niente a rinfoverarci. Infatti abbiamo giocato bene. Disattenzione, ma il terzo gol l'abbiamo preso perché giustamente abbiamo tentato di attaccare in una maniera e abbiamo preso gol in contropiede. La serie chiaramente tranquillamente si può 0-0 fino a un certo punto, perché i due gol iniziali sono stati così, il terzo è venuto in contropiede. Poi noi abbiamo segnato moltissime occasioni, traversa di Siracusano, palloretti miei, tiri, quanti occasioni abbiamo avute, tante. Siamo stati sfortunati, abbiamo trovato davanti un grande portiere, una squadra ben organizzata. Però il rammarico c'è, perché comunque non la sai. Cioè, ci abbiamo provato. Vi riferite comunque in campionato, dai, perché lei in campionato siete messi molto bene. Quindi. Sì, no, in campionato siamo messi bene, il prossimo turno è importante. È importante. Noi comunque eravamo concentrati a questa partita, noi giochiamo tutte le partite sempre. Per questo il rammarico è più che altro questo, perché se non avessimo costruito, avessimo giocato male, va bene, ma abbiamo giocato bene, abbiamo sentito persone che dicono che abbiamo giocato male, Enzo ha giocato solo cucina, ma secondo me abbiamo giocato, ce la siamo giocati con loro, non è che il risultato secondo me è bugiardo. Per me è bugiardo. Ci poteva stare, secondo me il pareggio ci poteva stare. Il pareggio, sì. Va bene. Ok ragazzi, allora appuntamento a sabato al campionato, ok? No, Atomic Mojito. Atomic Mojito. Ciao ragazzi. Spartans anche belli in questa coppa, complimenti, veramente oggi avete battuto tra l'altro una squadra che giocava in Serie B come gli Atomic, diciamo che questa sfida profumava di playoff di Serie A. Sì, una bellissima partita. Davvero bella, abbiamo giocato bene, ordinati. La palla ha girato. Fulvio, quanti palloni hai preso oggi? Oggi è abbastanza, infatti. Oggi pure un sacco di palazzi. Poi la prima non te lo dico dove l'ho preso. Si doveva rifare la scorsa volta. Poco gli spurci ha fatto cacare. Cosa c'è un cazzo? Una palla non sbagliata. Beh, vi siete riscattati dalla sconfitta con gli Spurs. Ah, però loro non erano gli Spurs. Ma erano gli Atomic, che comunque sono una signora squadra. Noi gli Spartans dell'altra volta. Bravo, questo mi è piaciuto pure. Ma non voglio dire niente, che mancava. Attenzione. Abbiamo giocato diversamente. Sono coltelli qui nella panchina. Sapete già con chi affronterete il prossimo turno in Coppa? Ci sono i super campioni. Coppa gli Space. I tripletti. Ah, vero, gli Space Jam. I campioni della clausura, vero? Hanno fatto. Tra l'altro un bel duello Chiarelli Griffo Albertini. Io Griffo lo conosco, Griffo è quello che gioca. Alberto. Ah, sempre bravo. Bravissimo, ha migliorato tantissimo il spettatore. Io non ricordo più. Quindi sarà sicuramente una bella sfida, una bella partita. Come l'Inter al Camp Nou. La vincita al rigore.
Vabbè, però è Pizzo, tu li conosci gli Space Jam? Magari vuoi consigliare qualche tuo compagno come... Non è che li conosco così bene. C'è giocato... Vabbè, l'anno scorso c'è... Che... c'è giocato l'anno vabbè, scorso. Vabbè, ci sarà campagna, ho visto. Io no, se abbiamo Luciano che si tiene campagna, ce la possiamo fare. Magari se tu che passa l'acqua potrebbe tornare dopo sabato. Ah, questa caviglia la Van Basten che non... Noi lo attanaglia. Che lo attanaglia tutto il tempo. Ha questo fisico da ballerina, purtroppo. Oddio, la ballerina. Di ballerina di 2,50 m per 900 kg. È un gigante, però hai legamenti di cristallo, poverino. Come Aquilano. Qualcosa da dire sugli Atomic che oggi... Oggi hanno fatto una gran partita loro. Sono stati là davanti, veramente. Io il primo tempo non tanto, ma il secondo tempo... Sfortunatissimo. Loro hanno preso. Vabbè, dai. Loro hanno fatto tanti tiri, però bisogna dire che non hanno fatto tiri, diciamo, irresistibili. Ecco, bravissimo. Cioè, io ho fatto qualche non hanno mai fatto tipo azioni che si trovano da sopra. Comunque il maggiore possesso palla l'hanno avuto loro, credo, o no? Le partite si vincono con gol, non col possesso palla. Noi ci siamo difesi bene, ripartivamo. All'inizio abbiamo giocato in 5. Tito dice che le partite si vincono con gol e non col possesso palla. Ma non lo dice solo Tito, tutti. No, ma lo dice Tito. Bravo Tito. Quando si sveglia lui dice questa cosa. Ha trovato pure l'applauso. Bravo Tito, bravo Tito. Ora comunque questa sfida si ripresenterà sicuramente in campionato, ma adesso... Spero che si ripeta questo dramma. Archiviato questo Coppa Lega, torna comunque la testa tornerà sicuramente al campionato. Sì, gli aspirini. Dovete riscattare la sconfitta con gli Spurs e adesso affronterete gli aspirini, no? Che gli aspirini non navigano in buona. Sono gli ultimi, ma noi la soffriremo sicuramente perché ci conosciamo e noi soffriamo. Per fare quattro. Anche che comunque io li conosco, non sono fatti scorsi. È vero, infatti, io ho visto che scorre tanto forti anche se sono da sotto, è soltanto questione di fortuna. Classifica bugiarda. Infatti, molte partite, gli Amnesia per esempio, corrono un sacco e finalmente hanno avuto il pareggio con gli Elfish. Hanno detto che dovevano vincere, io questo non lo so, non mi lo direi contro gli Elfish. Però se lo meritavano questo mese. Sa tutto, è come Battendello. Mi studio il sito, mi studio. Ma bravo. Io studio gli avversari per voi, perché voi siete negligenti e non fate un cazzo. Bravo pure, bravo pure. Va bene, ragazzi, allora vi lascio andare. Complimenti per la vittoria di oggi. Grazie. Ciao.